Amici di Spazio Games, ci ritroviamo anche questo fine settimana con un nuovo episodio della nostra rubrica WhatsApp, dove vediamo da vicino tutte le novità più interessanti di cui abbiamo parlato nella sezione delle notizie del nostro sito negli ultimi giorni. Dopo le tante voci, a quanto pare è arrivato l'appuntamento ufficiale. In settimana infatti Sony ha annunciato che il prossimo 7 settembre terrà un nuovo PlayStation Meeting. In quello precedente, come ricorderete, venne annunciata PlayStation 4, mentre questa volta, cosa che alcuni colleghi della stampa internazionale danno già per certa, dovrebbe essere il turno di PlayStation 4 Neo. Mentre attendiamo di scoprire quali saranno i contenuti dell'evento, ci sono dei rumor che suggeriscono che potremo trovare tra i protagonisti della serata newyorkese anche quella che viene indicata come PlayStation Vita Trinity. Al momento non c'è dato sapere in alcun modo in cosa questa dovrebbe differire dalla console portatile originale, ma vi riferiremo come sempre tutti i dettagli del caso. In settimana abbiamo avuto modo di parlare anche di Tekken 7, che potrebbe supportare anche il cross-network play, ossia il gioco multiplayer online anche tra possessori di piattaforme diverse. Bandai Namco, nella persona di Michael Murray, ha infatti spiegato che Microsoft ha già dato la sua approvazione e che ora l'inclusione di questa feature nel gioco dipenderà solo dalla volontà di Sony. Attendiamo di vedere se ci sarà la fumata bianca. Procedono anche i lavori su Hitman con i ragazzi di IO Interactive che guardano lontano. In attesa del prossimo episodio ambientato a Bangkok, gli autori hanno fatto sapere di essere intenzionati a produrre 3 stagioni del gioco, con quindi numerosi episodi e un filone narrativo diverso per ciascuna. Per il momento sono ancora in corso le pianificazioni con Square Enix per la realizzazione della seconda, quindi ci sarà da attendere. Nel frattempo, EA Sports ha potuto gonfiare il petto per la rinnovata partnership con la Premier League. La compagnia statunitense ha siglato un accordo per altre 3 stagioni con la massima serie inglese, che garantirà al suo FIFA 17 di essere un vero e proprio ambasciatore del campionato. La settimana è stata poi indubbiamente quella di No Man's Sky. Il gioco ha fatto il suo debutto qualche giorno fa, dividendo i nostri lettori tra chi lo sta apprezzando e chi non lo ha gradito. Anche sull'aggregatore Metacritic le opinioni degli utenti e della critica denotano una netta frattura, con commenti entusiasti ma anche tante valutazioni negative. In attesa della nostra recensione dedicata, Sean Murray ha voluto precisare alcuni aspetti del gioco, ribadendo che lo scopo non è raggiungere il centro dell'universo, ma semplicemente esplorare e vivere tutto ciò che di procedurale viene generato intorno a voi. Effettivamente i giocatori lo stanno facendo, al punto che sui suddetti pianeti hanno già individuato 10 milioni di specie diverse. In aggiunta, il fondatore di Hello Games ha anche assicurato che non ci saranno DLC a pagamento, ma solo aggiornamenti gratuiti che potrebbero introdurre nuove meccaniche. Uno è già arrivato con la release del gioco su PC a causa dei problemi tecnici di cui questo sembra soffrire, segnalati poi anche dagli utenti su Steam. Rimaniamo in attesa di riferirvi ulteriori novità sul gioco sia per PlayStation 4 che per la sua versione PC. Nei giorni scorsi si è discusso in merito al fatto che Niantic abbia deciso di rimuovere i tracciamenti dei Pokémon dal suo Pokémon Go, disabilitando contemporaneamente anche tutte le app di terze parti che consentivano di localizzarle. Gli sviluppatori hanno quindi cominciato a testare, almeno negli Stati Uniti, nuovi mezzi per trovare le bestiole che dovrebbero essere introdotti nel prossimo futuro. Quando l'aggiornamento sarà attivo, ad esempio, troveremo la schermata che mostrerà i Pokémon collegati ai Pokéstop vicini, la quale ci consentirà di raggiungerli più a colpo sicuro. Segnaliamo anche che è stata annunciata la data d'uscita dei remastered di Dead Rising. Il cofanetto includerà Dead Rising, Dead Rising 2 e Dead Rising 2 Off the Record e sarà venduto a 19,99€ a partire dal prossimo 13 settembre. L'appuntamento è fissato su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Novità anche per Quantum Break: nonostante il lancio su PC in esclusiva su Windows Store, infatti il gioco arriverà il 14 settembre anche su Steam. Mentre in un primo momento sembrava che la versione Windows Store fosse destinata a non essere più aggiornata, gli sviluppatori finlandesi hanno voluto assicurare che tutte le correzioni e le patch future saranno destinate al gioco sia su Steam che sullo store di Microsoft. Chiudiamo ricordandovi che in settimana è arrivato l'annuncio di The Witcher 3 Game of the Year Edition. Questa versione includerà il gioco originale e le sue corpose espansioni, compresa la rinnovata interfaccia, oltre a tutti gli aggiornamenti e ai contenuti scaricabili gratuiti. L'appuntamento con Geralt è fissato per il prossimo 30 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Anche per questo fine settimana è tutto, la redazione di Spazio Games vi dà appuntamento a sabato prossimo per un nuovo episodio con il nostro video WhatsApp e vi auguriamo ovviamente un buon Ferragosto!